Buongiorno a tutti, mi scuserete se sto seduto, ma ho molte cose da dire, comincio a diventare anziano, ho altri 3 anni da reggere come rettore, quindi mi consentirete di risparmiarmi per questo futuro. Allora, come già sapete, perché vi ho informati con un messaggio di posta elettronica, il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione hanno deliberato un primo atto di programmazione triennale del reclutamento del 2016-2018 ed oggi volevo completare l'informazione che già vi è stata data con una presentazione anche per raccogliere domande o proposte per il prossimo futuro. Comincio subito col dire del perché gli organi di governo hanno voluto questo atto di programmazione triennale. Beh, innanzitutto c'è un metodo che stiamo cercando di affermare, che è proprio quello della programmazione, che è un metodo che ci serve a, se volete, rendere anche più trasparenti le nostre decisioni, perché significa darsi degli obiettivi e individuare delle delibere, delle scelte attraverso le delibere che siano coerenti con quegli obiettivi, quindi scelte che abbiano una giustificazione in obiettivi esplicitamente definiti. Abbiamo cominciato a farlo parlando di programmazione strategica, in relazione, in collegamento con la programmazione triennale ci sono stati obiettivi anche quantificati e poi di questo in una occasione futura avremo modo di discutere anche per valutare dove siamo, che traguardi abbiamo raggiunto finora. Questa stessa cosa avevamo iniziato a farla per il 14-15 sul reclutamento. Sul piano dell'organizzazione amministrativa ci siamo dati un piano delle performance che adesso integreremo con la programmazione strategica, quindi credo che sia parte di un più generale metodo di governo. C'è anche, credo, un valore specifico che ha a che fare con una programmazione triennale del reclutamento, cioè il fatto di indicare oggi all'Ateneo un percorso che riguarda l'investimento sicuramente più importante, nella risorsa più importante che un'università possa avere, che è per l'appunto la risorsa umana, e questo piano diventa anche un punto di riferimento, proprio perché si tratta dell'investimento nella risorsa più importante, diventa un punto di riferimento per altre decisioni importanti che l'Ateneo nel suo complesso e i singoli dipartimenti dovranno prendere in materia, ad esempio, ma non soltanto, di offerta formativa. Ultimo, ma certamente non ultimo, vogliamo oggi dare con questa programmazione triennale una risposta, seppure parziale, ma la parzialità è, come voi sapete, definita e delimitata dalle risorse disponibili, alle diverse aspettative che ci sono in Ateneo, e quindi vogliamo con questo definire un percorso che per l'appunto dia certezze oltre le decisioni che dovranno essere assunte di anno in anno. Allora, cominciamo a dire come è stata costruita questa programmazione triennale, perché non è una paginetta di numeri così fuoriusciti dalla mente di qualcuno. È un piano che è stato costruito innanzitutto partendo da un'analisi del punto in cui oggi siamo e come siamo arrivati a questo punto. Questa, indica quello che è stato fatto in questi 3 anni in termini di reclutamento nelle varie grandi categorie di personale che abbiamo all'interno dell'Ateneo. Per quanto riguarda i professori ordinari, come sapete, avevamo già bandito qualche mese fa 15 procedure, articolo 18, che si sono tutte concluse.
si sono liberate risorse dagli impegni che avevamo assunto per queste 15 procedure, perché sono state vinte tutte da docenti già in ruolo presso l'Ateneo, e quindi abbiamo proprio nell'ultima seduta del Consiglio di amministrazione bandito altre 25 procedure, questa volta con l'articolo 24, e quindi riservate tutte a personale docente dell'Ateneo. Quindi abbiamo complessivamente, diciamo, realizzato 40 progressioni di carriera nell'ambito della prima fascia. Per quanto riguarda la fascia degli associati, abbiamo bandito in tutto 135 procedure, di cui le ultime 9 sono state riservate a soggetti esterni all'Ateneo, mentre le altre sostanzialmente hanno rappresentato progressione di carriera all'interno dell'Ateneo. Abbiamo nel tempo anche bandito 42 procedure di ricercatore a tempo determinato e un paio in effetti ancora di ricercatore a tempo indeterminato, perché erano un residuo di strascichi, per così dire, di contenzioso giudiziario. Infine, per quanto riguarda il personale tecnico amministrativo, i collaboratori ed esperti linguistici, abbiamo proseguito nel percorso di stabilizzazione con 144 procedure nel suo complesso, incluse quella decina che hanno riguardato il cambiamento di rapporto per collaboratori esperti linguistici da tempo determinato a tempo indeterminato. Quindi questo è quello che abbiamo fatto in questi 3 anni, per numeri abbastanza sintetici, e questa è quindi la situazione adesso del personale che ritroviamo al 31 dicembre 2015. Come vedete, per quanto riguarda i docenti, al 31 dicembre 2015 siamo 1.300, ripartiti nei vari ruoli secondo i numeri che vedete in quella tabella. In termini di composizione del personale docente, è una composizione che sostanzialmente riflette quella del sistema universitario italiano, con qualche marginale e leggera differenza, un peso relativamente meno elevato dei ricercatori a tempo determinato, probabilmente effetto del fatto che a Catania i primi concorsi di ricercatori a tempo determinato sono partiti qualche tempo dopo che erano iniziati già in altri Atenei, ma sostanzialmente non ci sono differenze significative che riguardano la composizione per fascia del personale docente rispetto al resto del sistema universitario. Questo è un dato che naturalmente metto perché poi è parte anche della programmazione strategica, ed è l'età media dei docenti al 31 dicembre 2015, nelle 3 fasce e nelle varie aree. Noi abbiamo un'età media di Ateneo di 60 anni per i professori ordinari, di 52 per i professori associati e di 50 per i ricercatori universitari a tempo indeterminato. I numeri si commentano da soli, credo che non abbiamo bisogno di aggiungere molto a questi numeri. Sono numeri ovviamente molto preoccupanti, con differenze anche rilevanti tra le varie aree, no? Ci sono aree dove l'età media è anche più elevata di quella che vi ho mostrato, come è ovvio che sia, e aree dove è relativamente più bassa. Questo è l'andamento del personale docente negli ultimi 10 anni, sostanzialmente 12 anni, a dire il vero. Come vedete, il trend è fortemente in diminuzione, cioè noi oggi arriviamo a 1.300, con una riduzione del personale docente che, se misurata rispetto al picco più elevato, cioè il 31 dicembre 2008, di 1.673 unità,
è di oltre il 20%, perché significa 373 unità in meno rispetto a quel picco. Così è andata nel resto d'Italia, fatto diciamo 100 il 2006, vedete che dappertutto c'è stata una riduzione del personale docente. Bisogna dire che a Catania questa riduzione è stata più marcata che nel resto d'Italia, o meglio, è stata più marcata rispetto alla riduzione media nazionale. Lì ho in calcio alla diapositiva, vedete il dato che ho riportato. Noi pesavamo nel 2015 pesiamo il 2,39% in termini di docenti rispetto al totale dei docenti d'Italia, nel 2006 pesavamo il 2,64%. La Federico II pesa oggi il 4,34, pesava il 5 nel 2006, Palermo pesa il 2,86, pesava il 3,36. Quindi sostanzialmente la nostra riduzione è stata maggiore rispetto al resto d'Italia. In questo dato siamo accomunati, e forse non siamo neanche i peggio messi, alle altre università del Mezzogiorno. Questo è un po' rapidamente il dato che riguarda le diverse fasce della docenza, sempre in termini di confronto rispetto alla media nazionale. Naturalmente per la fascia degli associati vedete che c'è stata una diciamo inversione del trend di riduzione, perché per effetto del piano straordinario, per effetto del piano straordinario associati. Personale tecnico amministrativo, questa è la situazione diciamo del personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato nelle varie categorie di personale, ivi inclusi i lettori, o meglio dire i collaboratori ed esperti linguistici. Oggi abbiamo in totale, ivi inclusi 54 lettori, 947 unità di personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato, a cui si aggiungono 286 unità di personale a tempo determinato, ivi inclusi i cosiddetti lavoratori che vengono dal bacino, che appartengono al bacino PUC, quello che per intenderci viene finanziato in parte dalla Regione Siciliana. Anche in questo caso c'è un trend di riduzione, però con una spiegazione. Il salto che vedete tra il 2011 e il 2012 non è dovuto né a una diciamo sparizione improvvisa del nostro personale tecnico amministrativo né a licenziamenti particolari, ma al fatto che per effetto di una convenzione che fu siglata allora tra l'Ateneo e l'azienda Policlinico, quasi 300 unità di personale tecnico amministrativo furono trasferite dai ruoli dell'università ai ruoli dell'azienda Policlinico. Diciamo questa è la situazione ad oggi. Dove stiamo andando? No? Perché è chiaro che noi dobbiamo in qualche modo comprendere come ci troviamo in questa situazione e soprattutto dove stiamo andando per programmare i nostri interventi. Questa è la situazione del prossimo triennio, quindi la situazione del personale al 31 dicembre di ogni anno, la cui evoluzione in questa tabella è segnata da fatti, per così dire, certi, di cui oggi abbiamo la certezza, cioè le cessazioni per limiti di età e la scadenza dei contratti di ricercatore a tempo determinato. Quindi, per quanto riguarda il numero dei docenti, noi oggi a bocce ferme passeremo dai 1.300 al 31 dicembre 2015 ai 1.093 del 31 dicembre 2018. Questa quindi è l'evoluzione certa che noi abbiamo del nostro personale docente. È ovvio che poi a questa
potranno aggiungersi nel prossimo triennio cessazioni che oggi non sono prevedibili e che possono avvenire perché ci sono colleghi che decidono ad esempio di andare in pensione anticipatamente, d'accordo? O colleghi che si trasferiscono in altri atenei. Quindi rispetto a questi numeri la situazione può essere soltanto peggiore, certamente non migliore, perché ripeto, le cessazioni per limiti di età sono inderogabili e quindi sono quelle certe. Questo di riflesso l'evoluzione che avremo nella spesa per il personale docente. Questa spesa è stata calcolata nella fase di evoluzione come spesa media ragguagliabile al costo calcolato al valore nazionale del punto organico, che è di 118.000 euro e 18.365 euro. L'evoluzione del personale tecnico amministrativo nello stesso periodo, sempre con riferimento al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato e anche in questo caso alle cessazioni per limiti di età. Quindi dai 947 al 31 dicembre 2015 si passa ai 901 al 31 dicembre 2018. E questa è l'evoluzione della spesa per il personale. Bene, quindi questa è la base di partenza su cui Senato e Consiglio hanno ragionato per capire che cosa fare, no? E questo credo che dia a tutti un quadro chiaro. Naturalmente per capire che cosa fare, quindi abbiamo visto i dati che ora poi ci porteranno agli obiettivi che ci siamo dati per definire la nostra delibera di programmazione, ma l'altro aspetto e l'altro pilastro per poter costruire un atto di programmazione è una previsione delle risorse di cui potremo disporre nel prossimo futuro. Come sapete, le risorse per l'assunzione sono definite in maniera, come dire, assolutamente vincolante, anche se non esclusiva, sono definite dai cosiddetti vincoli di turnover, quelli che sono quantificati in termini di punti organico. È vincolante non in maniera esclusiva, nel senso che poi, come vedremo, ci sono anche ragionamenti da fare sul piano della spesa, perché il punto organico è per l'appunto una misura convenzionale di risorse necessarie per assumere qualcuno, per cambiare la posizione di qualcuno all'interno del nostro sistema, ma poi occorrono i soldi veri, quelli che andiamo a riscontrare nel nostro bilancio in relazione all'andamento delle entrate e in relazione all'andamento della spesa. Allora, come abbiamo costruito l'ipotesi di risorse di punto organico che noi potremo realisticamente avere nel prossimo triennio? Qui bisogna un attimo ricordare qual è il nostro sistema di vincoli di turnover, perché è un sistema parzialmente diverso rispetto a quello del resto delle pubbliche amministrazioni. I vincoli in generale per tutte le pubbliche amministrazioni alla possibilità di assunzione di nuove unità di personale sono definiti, come sapete, in termini di percentuale rispetto alle cessazioni dell'anno precedente. Ci sono state delle leggi finanziarie che hanno stabilito queste percentuali e che definiscono anche quali saranno le percentuali del prossimo. Per quanto riguarda le università, negli ultimi due anni noi abbiamo, sottolineo le università, cioè tutto il sistema universitario, questi ultimi due anni, cioè 14 e 15, abbiamo potuto assumere persone nei limiti del 50% delle cessazioni dell'anno immediatamente precedente.
già è norma di legge, nel senso che è definita in una legge di qualche anno fa, che poi è stata man mano rivista, partirono sostanzialmente nel 2008 queste norme, è definito qual è il percorso del 16, 17 e 18. Nel 16 le assunzioni dell'università potranno avvenire nei limiti del 60% del 15, nel 17 nei limiti dell'80% del 16, nel 18 nei limiti del 100%, cioè turnover pieno rispetto al 17. E qui però vediamo la differenza che riguarda l'università e quindi anche a rappresentare perché abbiamo fatto una certa ipotesi. Mentre nelle altre amministrazioni, per l'appunto, è riferita alla singola amministrazione, nel caso delle università è riferito all'intero sistema. Quindi tutto il sistema universitario potrà assumere nei limiti del 60, dell'80, del 100% delle cessazioni dell'anno precedente. Questo definisce un pool di risorse di sistema che poi viene distribuito tra tutte le università e quindi questo significa intanto che non è detto che ciascuna università potrà assumere nei limiti del 60, dell'80, del 100 delle proprie cessazioni. Ci saranno università che potranno assumere in percentuale superiore al 60, all'80, financo al 100, ci saranno università che invece assumeranno in misura inferiore al 60, all'80 e al 100. Come si ripartisce? Ve lo ricordo, c'è oggi uno zoccolo duro, per così dire, minimo che viene assegnato a tutte le università e questo zoccolo oggi è definito nella misura del 30% delle proprie cessazioni, cioè ogni università ha garantito un turnover pari al 30% delle proprie cessazioni dell'anno precedente. È chiaro che poi, se tutte ricevono il 30%, per esempio nel 2016, se il turnover di sistema è il 60%, resterà un altro 30% di potenziali, diciamo, assunzioni di sistema. Questo viene distribuito tra le università in che modo? Tenendo conto, innanzitutto, attribuendolo soltanto a quelle università che hanno una spesa per il personale non superiore all'80% delle entrate complessive, situazione in cui si ritrova il nostro Ateneo. Dopodiché, tra questo sottoinsieme di università che partecipa a questa distribuzione, la distribuzione avviene in proporzione alla differenza tra entrate complessive e spese per il personale. È ovvio che questo meccanismo, come capite e come vedrete adesso dai numeri, penalizza le università del Mezzogiorno perché questa differenza ovviamente privilegia quelle università che a parità ad esempio di consistenze di spese per il personale hanno entrate più elevate. Allora, questa è la situazione, diciamo, dei nostri ultimi due anni, no? 2014 e 2015. Nel 2014, diciamo, la base delle cessazioni dell'anno precedente era di 54,85 punti organico. A noi ne sono stati attribuiti, rispetto a una percentuale di sistema del 50%, 21,64, cioè significa poco meno del 40% delle nostre cessazioni. Nel 2015 la base di cessazioni nostre, cioè quelle riferibili al 2014, corrispondeva a 48,20 punti organico, ce ne sono stati attribuiti 21,53, cioè il 44,6% delle nostre cessazioni. Quindi, in buona sostanza, vedete l'ultima colonna, a noi nei due anni è stato attribuito il primo anno quasi l'80% della percentuale di turnover nazionale, nel secondo anno, il 2015, quasi il 90% della nostra percentuale di turnover nazionale.
quindi non siamo arrivati al 100% della percentuale di turnover nazionale, ci siamo collocati nei due anni tra l'80 e il 90%. Questo perché questo ragionamento? Cioè, perché oggi noi abbiamo, per prevedere quante risorse disporremo, noi abbiamo un dato certo, che è quello che vi ho già mostrato, che è quello delle cessazioni per limiti di età che avverranno nei prossimi anni. Questo è il dato certo, no? E quindi quella è una base di partenza sicura. Sappiamo, altro dato certo, a meno che non ci siano cambiamenti di legge, che le percentuali di turnover nazionali saranno 60, 80 e 100, non sappiamo quale potrà essere la nostra percentuale di turnover attribuito rispetto perlomeno a quelle cessazioni certe. Dobbiamo fare una stima e quindi dobbiamo fare un'ipotesi. L'ipotesi su cui abbiamo lavorato, un'ipotesi minimale, è che, diciamo, nei prossimi anni noi avremo attribuito l'80% della percentuale di turnover nazionale. Quindi, se la percentuale di turnover nazionale è del 60%, avremo il 48% delle cessazioni dell'anno precedente, se l'80% avremo il 64%, se il 100% avremo l'80% dell'anno precedente. Quindi, nel 2015 abbiamo avuto cessazioni, questo già è il dato definitivo, per così dire, perché è il dato chiuso. Nel 2015 abbiamo avuto cessazioni corrispondenti complessivamente a 56 punti organico. Se, diciamo, sulla base di questa ipotesi, nel 2016, cioè nelle prossime settimane, auspicabilmente piuttosto che nei prossimi mesi, ci viene assegnato il 48%, nel 2016 la nostra assegnazione di punti organico potrebbe essere di 26,88 punti organico. Poi nel 2016 quelle cessazioni che vi ho fatto vedere corrisponderanno a 39,65 punti organico, quelle certe per limiti di età. Se nel 2017, in cui la percentuale nazionale sarà dell'80%, ci viene assegnato il 64%, nel 2017 avremo assegnati 25,38 punti organico. Nel 2017 avremo cessazioni sicure per 42,35 punti organici. Se ci fosse assegnato l'80%, nel 2018 ci verrebbero assegnati 33,88 punti organico. Quindi questo cosa significa? Che una base potenziale, tenendo conto delle ipotesi, dei dati certi e delle ipotesi che abbiamo fatto, la base, diciamo, per programmare in questo triennio 2016-2018 diventa di 86,14 punti organici. Quindi questo è, diciamo, l'altro pilastro, l'analisi della situazione, quella che abbiamo visto, la stima delle risorse su cui abbiamo costruito la nostra delibera di programmazione di punti organici per il prossimo triennio 2016-2018. In effetti, come vedrete, i numeri sono, diciamo, che abbiamo programmato, sono leggermente più elevati rispetto a questi 86, sono, come vedrete, 91,5. Veniamo allora alla parte qualificante, perché i numeri non si costruiscono così, ripeto, per... Cioè, un atto di programmazione seria deve darsi degli obiettivi seri in cui diciamo, dobbiamo riconoscere una strategia dell'Ateneo. Il primo obiettivo, quello che oggi ritengo più importante di tutti, è quello di garantire l'offerta formativa, non necessariamente, come dire, nella sua composizione attuale, ma garantirla nel senso di garantire quella varietà, la presenza dei corsi di studio nei vari dipartimenti, al fine soprattutto di mantenere costante il numero delle immatricolazioni all'università. Questo, se volete, è un obiettivo che in qualche modo è ricollegato innanzitutto alla nostra missione sociale, che è quello di fare alta formazione e
di garantire accesso all'istruzione universitaria, c'è anche, e non dobbiamo nascondercelo, se vogliamo ragionare in termini seri, c'è anche una ragione di natura finanziaria. Noi, man mano che andiamo avanti, una parte sempre più consistente delle nostre entrate sarà legata al numero degli studenti. Da una parte, ovviamente in modo diretto, perché una parte delle nostre entrate è data dalle tasse universitarie e le tasse universitarie naturalmente sono legate al numero degli studenti, e dall'altra lo stesso fondo di finanziamento ordinario prevede oggi in una quota vi è più crescente che le risorse siano distribuite in base al costo standard per studente, che definisce un parametro di costo unitario per studente a seconda della tipologia di studente e poi ha come base il numero degli studenti iscritti regolari all'università. Quindi è ovvio che se noi contraiamo quella base, perché contraiamo il numero delle immatricolazioni, perché contraiamo l'offerta formativa, si contrae anche il fondo di finanziamento ordinario. Tenete conto che a regime questa parte del fondo di finanziamento ordinario distribuita sulla base del costo standard per studente rappresenterà il 70% dell'intero fondo di finanziamento ordinario. Seconda questione, in parte ricollegata alla prima, ma non soltanto direi, noi oggi ci ritroviamo in alcuni casi con settori scientifico-disciplinari che hanno, diciamo, che sono essenziali, caratterizzanti in senso atecnico, lo dico, per i vari dipartimenti e che si trovano in una condizione di grave precarietà. Condizione di grave precarietà intendo non soltanto in termini complessivi numerici, ma anche in termini di figure. Abbiamo settori in cui sostanzialmente nel giro di 2-3 anni scompariranno tutti i docenti o, diciamo, rimarranno soltanto alcuni docenti, in alcuni casi soltanto ricercatori universitari a tempo indeterminato prossimi alla pensione, nel senso che nel giro di 2-3 anni andranno in pensione. È ovvio che questa è una situazione che, diciamo, si aggiunge a quella complessiva, i 1.093 docenti proiettati al 2018, e che ci deve altrettanto preoccupare, perché qui abbiamo a che vedere con la qualità sia di come si organizza la ricerca in alcuni dipartimenti sia di come si organizza l'attività formativa. Altro obiettivo, noi oggi stiamo cominciando a entrare a regime con un sistema di reclutamento che prevede nella fascia iniziale, quella dei ricercatori, un meccanismo di tempo determinato. Che cosa accade ai nostri ricercatori a tempo determinato? Beh, dobbiamo prevedere un meccanismo per cui, in maniera sicuramente filtrata, si possano creare delle opportunità di stabilizzazione per i giovani ricercatori a tempo determinato, naturalmente meritevoli, o tra i più meritevoli, mettiamola così. Altra questione importante, inutile a dirsi, è quella di favorire l'ingresso di giovani ricercatori. Abbiamo visto tutti la tabella dell'età media del corpo docente, credo che basterebbe già quella tabella per chiarire il significato di questo obiettivo, ma non c'è soltanto questo, c'è anche la necessità anche qui di dare una risposta ai tanti giovani che non soltanto a Catania, ecco, su questo voglio essere chiaro, non soltanto a Catania, stiamo formando attraverso i nostri dottorati di ricerca e che stanno con una emorragia senza fine andando a finire in altri paesi. Poi dobbiamo proseguire nel percorso che abbiamo già avviato con il piano straordinario associati e con quelle 40 chiamate di prima fascia, nel
percorso di garantire anche qui delle opportunità di progressione di carriera al nostro corpo docente in possesso di abilitazione scientifica nazionale. Per quanto riguarda il personale tecnico-amministrativo, l'obiettivo che si è dato il Consiglio di amministrazione è quello di completare il percorso di stabilizzazione che era stato avviato dalle precedenti amministrazioni entro il 2019. Nel frattempo abbiamo parallelamente l'esigenza di immettere nuove professionalità nella nostra struttura amministrativa, professionalità che non abbiamo, a partire da quelle che riguardano la ricerca, da quelle che riguardano il supporto a tutte le attività anche di monitoraggio di questa attività di programmazione, ai tecnici di laboratorio. Figura che è stata per troppo tempo trascurata e di cui oggi chiaramente avvertiamo drammaticamente questa trascuratezza, perché stiamo per aprire anche importanti strutture laboratoriali che non potranno funzionare, diciamo, come devono se non forniamo a queste strutture un adeguato supporto di tecnici. Altra questione, altro obiettivo, sempre con riguardo al personale tecnico-amministrativo, offrire un'opportunità di progressione di carriera al nostro personale tecnico-amministrativo, così come avviene per il personale docente. Quali sono i vincoli che dobbiamo affrontare? Il vincolo ovviamente è la disponibilità di punti organico. Come vi ho detto, noi abbiamo costruito la programmazione sulla base di una previsione, di una stima di risorse di punti organico pari a 91 punti organico. Si tratta oggi di una stima, non si tratta di una risorsa certa. Allora, che cosa significa questo? Significa che noi, come vi mostrerò alla fine, questo programma triennale lo abbiamo suddiviso in moduli annuali che saranno attivati avuta certezza delle risorse, cioè quando ci sarà il decreto di assegnazione dei punti organico. In effetti l'attuale sistema ci consente anche, come adesso vedremo, di fare qualcosa di più, sia perché una parte del reclutamento, quella dei ricercatori a tempo determinato di tipo A, è stata con la legge di stabilità ultima dal 1 gennaio 2016 sganciata dal meccanismo del turnover, cioè se oggi assumiamo un ricercatore a tempo determinato di tipo A non dobbiamo impegnare punti organico, e quindi questo svincola quella parte, come vedremo, dalla necessità di avere la certezza della risorsa di punti organico, ma anche per quelle assunzioni barra progressione di carriera che richiedono l'impegno di punti organico, noi possiamo procedere per una parte anche prima dei decreti di impegno, di attribuzione dei punti organico, perché, come vi dicevo in premessa, il sistema prevede oggi che un 30% sia garantito a tutto, tant'è che abbiamo già ricevuto una nota ministeriale che ci dice che nel 2016 possiamo procedere a assunzioni per il 30% del 2015. Quindi anche prima di avere il decreto, in quella porzione possiamo già agire. Però è ovvio che quindi noi verificheremo di anno in anno la consistenza delle nostre risorse e eventualmente faremo una rimodulazione rispetto a quello che stiamo oggi deliberando e programmando. Allora io vi dico questo per essere chiari, questa ho voluto essere quasi pedante nei dettagli proprio per mostrarvi che quei numeri non sono numeri così di fantasia, sono numeri, credo, sufficientemente prudenziali. Non ci siamo allargati troppo, perché da una parte abbiamo dati certi, le cessazioni per limiti di età, dall'altro certo abbiamo fatto una stima di quale sarà la nostra quota di sistema rispetto ai punti organico complessivi. Però l'abbiamo fatta anche lì su una base abbastanza prudenziale. Tenete conto che normalmente a quelle cessazioni per limiti di età, normalmente, mediamente, ma
diciamo mediamente, con una media molto anche qui bassa, si aggiunge un 30% di ulteriori cessazioni. E quindi quello allargherebbe la base su cui calcolare i nostri punti organico. E poi non è detto che diciamo la nostra posizione relativamente ad altri atenei non possa andare meglio, certo può andare anche peggio rispetto a come è andata negli anni precedenti, però ripeto, lo faremo in moduli annuali, questi moduli verificheranno se quello che è stato programmato è compatibile con le risorse effettivamente assegnate o se addirittura c'è di più e quindi bisogna integrare positivamente la nostra programmazione. L'altra questione importante, perché appunto dobbiamo guardare anche al dato di bilancio, soprattutto per il fatto che oggi c'è addirittura una parte del reclutamento, quella dei ricercatori a tempo determinato di tipo A, che è sganciata dai punti organico. Allora, noi ci siamo detti, per garantire l'equilibrio di bilancio nei prossimi 3 anni, al più ci possiamo spingere a realizzare una spesa di personale nei prossimi 3 anni che non sia superiore a quella del 2015. Naturalmente, nell'ipotesi che le entrate complessive da FFO e da tasse universitarie, anche queste non siano inferiori a quelle del 2015. Quindi anche questa naturalmente è un'ipotesi che dovrà essere poi di anno in anno verificata e per capire dove siamo. Allora, questa è la proposta di programmazione che tutti avete avuto modo di vedere e che è stata già deliberata. Cioè, nel prossimo triennio programmiamo di fare assunzioni di personale ricercatore a tempo determinato di tipo A per 100 unità, quindi intendiamo assumere 100 nuovi ricercatori, questo coerentemente con l'obiettivo di, perché questa è la fonte principale che garantisce, sebbene non l'unica come vedremo, che garantisce di rimpiazzare diciamo coloro che vanno in pensione. No, perché si tratterà certamente di personale che non è in servizio presso l'Ateneo e che quindi diventerà nuovo personale docente dell'Ateneo. Per quanto riguarda i ricercatori di tipo B, essenzialmente noi vogliamo utilizzare questa figura come diciamo bacino per poter avviare un progressivo percorso di stabilizzazione dei nostri ricercatori a tempo determinato di tipo A. In che modo? Beh, ci siamo detti e abbiamo deliberato questo. Ci impegniamo nei prossimi 3 anni a bandire concorsi di ricercatore a tempo determinato di tipo B in quei settori scientifico-disciplinari dove registriamo la presenza di ricercatori a tempo determinato di tipo A che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale a professore associato. Naturalmente questo non è un trasferimento meccanico e automatico dalla posizione di tipo A alla posizione di tipo B, è un'opportunità che si offre a questi colleghi per poter transitare nel ruolo di tipo B e alla fine del triennio, naturalmente, se valutati positivamente, transitare nel ruolo di professore associato. Questo, diciamo, per massima chiarezza. E questo lo faremmo dopo il primo triennio di contratto di ricercatore a tempo determinato di tipo A. Il MIUR, diciamo facendo seguito a una norma della legge di stabilità che ha assegnato delle risorse sia alle università che agli enti di ricerca per un piano straordinario di ricercatori, ci ha attribuito 16 posizioni di ricercatore a tempo determinato di tipo B, per le quali diciamo ci dà un finanziamento che
consolidato o consolidabile, per meglio dire, nel tempo. Cioè nel senso che il finanziamento non è soltanto per i 3 anni del contratto di ricercatore a tempo determinato di tipo B, ma verrà consolidata all'Ateneo per sempre, per così dire, qualora quella persona che viene assunta su quel posto si abilita e viene trasformata in associato. Quindi per tutta la vita utile, diciamo, di lavoro di quella persona ci sarà quel finanziamento corrispondente alla retribuzione di ricercatore a tempo determinato di tipo B. A queste 16 si aggiunge un'altra posizione di ricercatore a tempo determinato di tipo B che c'era stata data con l'FFO 2015. Noi vogliamo fare in modo che questa leva di 17 ricercatori, 17 posizioni che ci vengono finanziate, sia utilizzata in definitiva per poter assumere nuove persone, no? Quindi oltre quelle che già abbiamo. Quindi vedremo poi su questo il ragionamento che faremo negli organi di governo per poter avere 17 nuove persone. Quindi fondamentalmente il tipo B diventa un bacino di transito dall'A verso la posizione di associato. È ovvio che se quella opportunità si conclude con il successo dei nostri ricercatori a tempo determinato di tipo A, noi non avremo, diciamo, assorbimento di punto organico, no? Perché diciamo già i ricercatori a tempo determinato, perlomeno quelli attuali, avevano assorbito al momento della loro assunzione 0,5 punti organico, transitando al B non hanno necessità di impegnare ulteriori punti organico, naturalmente ci sarà lo 0,2 a conclusione del triennio. Poi veniamo alle altre fasce della docenza, cioè professore associato e professore ordinario. Prevediamo, come vi dicevo, l'obiettivo è di continuare con le progressioni di carriera. A questo scopo sono destinati 30 punti organico, a cui si aggiungono altri 5 punti organico che erano stati già destinati nella programmazione dei punti organico assegnati per il 2015 per la fascia degli associati. Quindi complessivamente ci sono oggi, tra quelli già assegnati a questi programmati, 35 punti organico da riservare alle progressioni di carriera. 20 punti organico sono invece destinati all'assunzione di professori di prima e di seconda fascia esterni all'Ateneo, proprio per andare a diciamo sopperire alle esigenze di quei settori scientifico-disciplinari che si trovano in una condizione di grave sofferenza. Veniamo al personale tecnico-amministrativo. Come vi dicevo, l'obiettivo è quello di completare il percorso di stabilizzazione entro il 2019, quindi in 4 anni. Abbiamo stabilizzazioni che corrispondono a 42 punti organico, quindi distribuite nei 4 anni, in questi 3 dei 4 anni ci impegnano per 31,5 punti organico. 10 punti organico a, diciamo, concorsi per esterni e progressione di carriera del personale tecnico-amministrativo. A questi si aggiungono, perché già su questo il Consiglio di Amministrazione ha deliberato diciamo, l'indirizzo programmatico, si aggiungono 3,30 punti organico della programmazione 2015 che saranno destinati all'assunzione di personale tecnico-amministrativo con priorità al personale tecnico di laboratorio. Quindi potremmo dire che quei 10 sono in effetti 13,30. Se proiettassimo la programmazione su quei numeri che abbiamo visto precedente, come cambierebbero quei numeri da qui al 2018? Beh, quelli del personale docente cambierebbero dai 1093 ai 1299. Quindi, diciamo, questa proiezione ci dice che dovremmo compensare le emorragie, perlomeno quelli derivanti
diritti da cessazioni per limiti di età. Abbiamo fatto anche la proiezione in termini di spesa. La spesa, diciamo, secondo quella proiezione delle varie fasce di docenza, dovrebbe restare ferma ai livelli del 2015, rispettare quindi quel vincolo generale che ci siamo dati. Per quanto riguarda il personale tecnico amministrativo, è chiaro che qui la proiezione è un po' più complessa, perché diciamo, non abbiamo dato il dettaglio di come utilizzeremo soprattutto non i punti per la stabilizzazione, ma gli altri, quelli per le progressioni di carriera e soprattutto per le nuove assunzioni. Però vi posso dire che sicuramente con quei numeri si potranno fare, diciamo, un'ipotesi di ripartizione. Potrebbe dare origine almeno a 30 nuove assunzioni di personale tecnico amministrativo e a circa 60-70 progressioni di carriera. E quindi sostanzialmente ci consentirebbe di equilibrare anche qui i numeri della riduzione. E conseguentemente anche l'effetto sulla spesa per il personale. L'articolazione triennale del piano. Cosa prevediamo di fare il primo anno? Avviare 40 bandi per ricercatore a tempo determinato di tipo A, partire con i concorsi di tipo B, destinare complessivamente 14 punti organico per i professori tra esterni e progressione di carriera, ancora questo da definire il quantum della ripartizione, e 14 punti organico per il personale tecnico amministrativo. Allora, completo, perché mi sono preso tempo, ma era opportuno entrare nei dettagli. Prima cosa, questa delibera va completata con una delibera che assumeremo nelle prossime settimane, sicuramente prima della pausa estiva, con dei criteri di utilizzazione di queste risorse, no? Cioè, se avendo stabilito ad esempio per il personale docente quel budget complessivo di punti organico, quante risorse andranno ai vari dipartimenti e come i dipartimenti potranno utilizzarli. Avendo previsto 100 posti di ricercatore a tempo determinato di tipo A, come questi vanno distribuiti per l'appunto tra i vari dipartimenti e come questi andranno utilizzati. Stessa cosa dicasi per il personale tecnico amministrativo: quanto destinare alle progressioni di carriera, quanto destinare ad assunzione di nuove figure dall'esterno. Quindi ci sarà questo ulteriore momento deliberativo. Per completezza di informazione, e quindi per informarvi anche su qualcosa invece che faremo non nelle prossime settimane, ma nei prossimi giorni, vi ho menzionato che il MIUR ci ha assegnato quelle 17 posizioni di ricercatore di tipo B. Noi abbiamo l'esigenza su queste di utilizzare le risorse immediatamente, perché il MIUR le vuole rendicontate per il 30 novembre 2016. Cioè, per il 30 novembre 2016 noi ci dobbiamo presentare con la presa di servizio di questi 17 ricercatori di tipo B per vederci riconosciuta la risorsa, per vederci riconosciuto il finanziamento. Da chiarimenti e da interlocuzioni già avute con il Ministero ci chiariscono anche che se, diciamo, queste posizioni di tipo B fossero assunte da ricercatori già in servizio presso l'Ateneo, il MIUR ci riconoscerebbe sia il finanziamento, ovviamente, sia, e quindi ci trasferirebbe le risorse finanziarie corrispondenti a quei posti, e ci riattribuirebbe anche la dotazione di punti organico corrispondenti agli eventuali ricercatori di tipo A.
Allora, io vi dicevo in prospettiva quelle 17 posizioni, siccome si tratta di una risorsa finanziaria aggiuntiva e non assorbono punti organico, l'orientamento e l'intento della programmazione è quello di avere 17 nuovi ingressi nell'Ateneo. Tuttavia, siccome abbiamo fretta, allora, d'accordo con gli organi di governo, e avremo una prima seduta straordinaria giovedì prossimo, intendiamo fare partire 17 di quei ricercatori di tipo A che hanno avuto già l'abilitazione e che possono concorrere a questa tipologia di posizione. Quindi partiamo immediatamente con quella parte del piano che prevede quella transizione dal tipo A al tipo B, perché questo rende le deliberazioni più semplici e più immediate, cioè noi in sostanza questi bandi li dobbiamo fare partire nel giro di 2-3 settimane, non di più. E quindi i bandi verranno fatti partire nella seduta di fine mese. Quindi su questo c'è stato già un primo accordo, lo stiamo consolidando in questi giorni e arriveremo a una delibera nei prossimi giorni. Poi se ho trascurato di dire qualcosa, è chiaro che dai vostri interventi, dalle vostre domande, verranno ulteriori risposte da parte mia. Dico in conclusione credo che questo sia, come ho già avuto modo di dire anche nel messaggio, un grande segnale di fiducia che noi diamo a noi stessi, no? Noi sappiamo di trovarci in una situazione di grande difficoltà, una situazione di difficoltà che, come avete visto, certamente non è soltanto del nostro Ateneo, ed è ovvio che nel momento in cui si fa una programmazione di questo tipo, ripeto, sulla risorsa più importante che noi abbiamo, questo è un grande segnale di fiducia che noi diamo a noi stessi, e credo che questo debba essere importante per tutti noi, perché ci consente di guardare a questo prossimo futuro con una relativa serenità, sapendo che ovviamente questo non è sufficiente, speriamo di poter fare di più in questi 3 anni, se ci saranno le possibilità certamente lo faremo. Grazie.